Direttore, oggi è una giornata particolare per il Toscanini di Ribera, è frutto di un lavoro che va avanti da parecchi anni, da qualche decennio, ma poi dopo le vicissitudini del 2016, questo risultato ha un gusto ancora diverso. E come se è un gusto diverso, è un sogno, un sogno che si eh, tramuta in realtà. Un sogno atteso da 31 anni, eh, 31 anni vissuti con, anche con grandi difficoltà, abbiamo vissuto momenti bui, momenti tristi, momenti gioiosi, ma adesso tutto insomma, sembra finito, adesso ci sentiamo in un porto sicuro. Anche se per noi eh, questo non, è, non lo leggiamo come ehm, eh, un punto di arrivo, ma sarà un nuovo punto di partenza. Abbiamo tanti progetti, tante idee e mm, cercheremo di portarli a termine con la nostra solita eh, fermezza. E io comunque, lei mi parlava di 6-7 anni di eh, problemi e difficoltà eh, io obiettivamente devo riconoscere che il lavoro che è stato fatto è stato è fatto un lavoro di squadra, sì, ma la mente diciamo. Eh, e da ricercare da altre parti. Io sono direttore soltanto da un anno, come ripeto spesso, e chi mi conosce sa che non è mia abitudine prendermi meriti che non ho e quindi io oggi vorrò condividere questa giornata con ehm, le persone che hanno come dire, eh, voluto, e hanno pensato, hanno portato a termine questo nuovo rinascimento del Toscanini, e quindi l'ex direttore, la professoressa Maria Angela Longo, e l'ex presidente, chiaramente, il dottor Giuseppe Tortorici. Professoressa, qual è stato il momento più difficile degli ultimi anni? C'è stato un momento in cui addirittura si è rischiato la, la chiusura, però da lì è iniziata una lenta ma efficace ripresa. Sì, è stato nell'anno accademico 2015-16, tra appunto nel mese di novembre in cui abbiamo ricevuto l'azzeramento del finanziamento da parte del Libero Consorzio che si trova in difficoltà come tutte le province siciliane. E da quel momento era il primo mese del mio insediamento, abbiamo diciamo, dovuto mettere una marcia in più anche per accendere i riflettori sulla nostra situazione e qui, da qui è partito il grande evento al Teatro Samona di Sciacca per coinvolgere le istituzioni che devo dire eh, hanno risposto prontamente tutti e la strategia vincente è stata quella di coinvolgere eh, tutti gli enti, quindi Stato, Regione, Provincia e Comune che ci hanno accompagnato fino a questo splendido risultato. È un momento storico non solo per la città di Ribera, per tutto il territorio, ma anche per tutta la nazione perché contemporaneamente 21 istituzioni AFAM vengono statalizzate, verranno statalizzate a partire dal 1 gennaio 2023. Cosa cambia con la statalizzazione, non soltanto per il Toscanini, ma direi anche per il territorio di Ribera? Beh, cambia intanto perché l'istituzione eh, avrà finalmente la, la serenità e la sicurezza di poter proseguire eh, ad offrire opportunità di alta formazione accademica agli studenti, ma anche grandi opportunità di occupazione. I nostri studenti sono eh, impegnati già ancora prima della laurea nell'ambito dell'insegnamento eh, e quindi questa diciamo, è una grande conquista una grande opportunità per i giovani eh, che altrimenti non, non ci sarebbe stata.